la stessa validità sul piano giuridico, ma sul piano professionale manca qualcosa. Questo qui forse l'avete già visto, però era simpatico, insomma. Sanitari e pedagogici in confronto, i sanitari hanno la abilitazione professionale, i pedagogici no, questi lo chiamano pedagogici, la prima erano sociali, algo sì no, ma insomma anche lì in via di definizione. I concorsi delle ASL sono riservati agli uni e vietati agli altri. Il lavoro nel privato convenzionato è sempre un diritto per quanto riguarda il privato sanitario, qualche volta ci è consentito, dopo ne parliamo, ma per esempio la Regione Emilia Romagna ha normato in merito agli educatori che operano nelle strutture per portatori di handicap che i laureati in scienze dell'educazione, parimenti ai laureati in SNT2, svolgono attività di educatore e basta, nel senso che soltanto queste figure possono operarci. Questo è molto importante perché noi in definitiva subiamo una doppia concorrenza, dal basso e dall'alto, cioè è una tenaglia, dal basso da parte delle figure professionali non laureate, dall'alto da parte degli educatori sanitari, e questo chiaramente riduce drasticamente le nostre possibilità di lavoro, riduce le nostre posizioni contrattuali e quindi anche quelle retributive. Lavoro nel sociale, appunto, è un diritto per i cosiddetti sanitari, invece, ed è diciamo, il nostro ambito secondo il DM che istituisce la nostra classe di laurea, ma il sociale è il luogo della dequalificazione e della concorrenza con i non laureati. L'esperienza, il preside di Bologna una volta ha detto che non c'era un problema occupazionale per i nostri laureati. C'era solo un piccolo problema sui contratti che venivano applicati. Ma se per lui questo è un qualcosa che, di cui vantarsi, io penso proprio di no. La domanda che si pone a questo punto è una domanda che si è posto Lenin, se volete dirlo alla russa Lenin, all'inizio di questo secolo. Qual è? Qualcuno me lo dirà. Che fare? Eh sì. Allora, vediamo il che fare nella terza parte di questo mio intervento. C'è qualcuno che si è addormentato senza alzare la mano? No, tutto ok, meno male. Ricordatevi di alzare la mano prima di dormire. Allora, ci sono tre possibilità. La prima è, esiste solo, la chiamiamo così, esiste solo l'educatore sanitario. È una posizione molto più diffusa tra gli educatori sanitari. Ma devo dire, quella lì è dell'educatore unico. L'idea è l'idea che era presente già nella stessa istituzione dell'educatore sanitario, dell'educatore nel 520. È l'educatore che opera nel sociale e nel sanitario. Poi dice questa cosa, sociale e sanitario, questo sociale è uscito, è entrato dal decreto fino a quando poi è stato effettivamente varato. Ma c'era già questo disegno. L'educatore professionale è quello lì definito dal decreto 20. La formazione è quella lì definita dal decreto Bindi, cioè facoltà di medicina in collaborazione con un po' tutti gli altri, e quindi c'è quello lì, tutti gli altri, le altre formazioni, l'altra formazione dovrà scomparire e l'educatore sociale, l'educatore sanitario dovrà essere l'educatore unico, l'educatore professionale, si deve come figura ampliare al mondo del sociale attraverso un determinato passaggio normativo. La seconda idea è quella lì che voi avete alla vostra destra, è di scardinare la sanità. Ci sono alcuni colleghi che si sentono, come posso dire, bulldozer, supereroi dei cartoni, e pensano che il 520 si possa aprire come se fosse una scatoletta, una chiavetta, lo apri e diciamo, una volta che lo hai aperto, cioè hai tolto le viti, lo apri e ci metti dentro, dice, per fare dove sei, ci vuole la laurea di medicina, ma ci vuole anche la laurea in scienze educazione. Questa è l'idea. Secondo noi, Alessandro mi ha rimproverato perché nel testo del mio intervento, che voi insomma mi avevo predisposto, io continuavo a scrivere secondo me, ma lo facevo più per un fatto di modestia mia, nel senso.
Sanità ha detto no, queste cose le abbiamo condivise, quindi secondo noi, il Consiglio nazionale ha deliberato su questo, secondo noi la posizione più sana e più realistica, forse è quella lì meno, come devo dire, che ci farà ottenere applausi, ma è quella lì che è più praticabile, è quella lì che sta in mezzo, e cioè quella di puntare, prendere atto del fatto che abbiamo preso mazzate da 20 anni e che oggi esiste una situazione di fatto di una doppia figura professionale, forse è vero, come dicono i sanitari, abbastanza simile sul piano dell'operatività, può darsi che sia anche vero, ma di fatto oggi esistono due figure professionali sul piano della formazione, e cercare di ottenere il riconoscimento della figura professionale sociale negli ambiti sociali, definendo degli spazi di riserva professionale. Qual è il modo? Il modo, dal nostro punto di vista, è ottenere l'applicazione dell'articolo 12 della 328. La 328 all'articolo 12 dice, 328, se voi tutti lo sapete, è la norma che ha riorganizzato le politiche sociali. All'articolo 12 dice figure professionali, ma adesso non riesco a trovarla, ma non fa niente, ve la cito in memoria, e dice, comma 1, professioni. Con decreto del Ministero della Solidarietà Sociale e con tutta una serie di altri definiti, sono definiti i profili delle figure professionali. Cioè si dice, così come esiste il 520 del 98 in sanità, nel nostro caso, può esistere, dovrebbe esistere, un 520 del 98 nel sociale. Allora, chi ragiona sulla prima colonna dice che i contenuti del 520 del 98 così come stanno vanno riportati nel sanitario, vanno riportati nel sociale. Secondo noi invece, prendendo atto della situazione che si è venuta a creare, della grossa ingiustizia che si è venuta a creare rispetto a questa doppia formazione e a questa doppia figura, bisogna operare per separare le figure e le competenze, aprendo l'articolo 12 della 328 del 2000 ai laureati in scienze dell'educazione e definendo degli ambiti. C'è un aspetto che secondo me è l'aspetto vincente. Su questa roba qui andiamo ad incrociare i percorsi delle università, che sono elementi, come dice Caste, di corporazione molto forte, certamente molto più forte quella di ambito sanitario, ma insomma certamente con i suoi elementi di corporazione, diciamo anche quella che ci riguarda, quella delle facoltà di scienze della formazione. Ovviamente se il primo disegno andasse a compimento, la laurea di scienze dell'educazione non avrebbe proprio più senso, torneremmo alla vecchia laurea in pedagogia, torneremmo alla vecchia concezione del pedagogista, perché l'educatore professionale, così come noi ci percepiamo, sarebbe dentro quella roba lì, con una formazione che poi andrebbe rapita, definita, ma insomma la laurea in scienze dell'educazione non esisterebbe più. Questo significa, è ovvio, perché se io sposto i contenuti del 520 così come stanno nel sociale, a quel punto anche la nostra possibilità di operare nel sociale si annulla, forse magari da qui a 15 anni, quando mia figlia sarà morta di fame, poi ci sarà anche una modalità per riconoscere il pregresso, però è chiaro che nel frattempo io muoio di fame. A quel punto le lauree in scienze dell'educazione muoiono. È ovvio che questo dovrebbe, dal mio punto di vista, scatenare una risposta da parte dell'università in termini corporativi, di risposta di interessi. Io dico anche di difesa della pedagogia come scienza rispetto ad un assalto che non viene da oggi e non viene manco solo dalla sanità, a dircela proprio tutta, ma di difesa della pedagogia come scienza. Se non fosse nemmeno questo, almeno di risposta ad un problema corporativo. Se io ho 1.000 iscritti, quei 1.000 iscritti, ciao ciao, e quei 1.000 iscritti portano diversi milioni di euro di fatturato alla mia università.
Questa è la speranza su cui io, diciamo, penso che possiamo appoggiarci, cioè cercare di condividere un percorso con l'università sulla base di interessi, perché un'organizzazione come la PEI è un'organizzazione che porta degli interessi molto precisi di una categoria molto ben definita. Ma c'è anche un altro spazio di intervento. Sto andando a conclusione, mi pare che c'era qualcuno che stava per alzare il braccio. Ve l'ho detto prima, in Emilia Romagna una delle norme sugli accreditamenti ci apre come educatori. Questa cosa si può fare anche altrove. In molte regioni gli accreditamenti sanitari, cosa è un accreditamento? Se io voglio aprire una struttura sanitaria per psichiatrici, devo rispondere a dei requisiti di tipo strutturale, a dei requisiti di tipo organizzativo e dei requisiti di tipo funzionale. Fra i requisiti di tipo organizzativo devo garantire che il mio personale abbia fra le sue figure anche alcuni determinati professionisti. Per esempio, per fare educatore ci vuole il laureato in SNT2. Alcune regioni hanno normato in maniera difforme da questa cosa e nessuno gli ha ancora contestato di fronte alla Corte Costituzionale, per cui evidentemente non ci sono gli estremi. C'è uno spazio di lotta politica rispetto alle regioni per ottenere, quando si vanno a rinnovare gli accreditamenti, non chiaramente la modifica dell'accreditamento così a cambiare, ma quando si vanno a rinnovare gli accreditamenti, ottenere l'inserimento delle nostre figure professionali all'interno di quegli accreditamenti. Terzo spazio, e ho veramente concluso, è quello dell'equivalenza. E qui ve lo lascio come domanda, perché io non sono un esperto di diritto amministrativo, però trattando i problemi mi sono posto alcune domande. È giusto, apro parentesi, è corretto secondo il diritto amministrativo che la data del 17 marzo 99 sia riferita al conseguimento del titolo e non all'iscrizione al corso di studi? Cioè, io dico, tu devi aver conseguito il titolo di studio alla data in cui entra in vigore una determinata legge. Però la tua seduta di laurea è stata spostata di una settimana e quindi tu rimani fuori invece che rimanere dentro. Non sarebbe molto più equo, come devo dire, di buon senso, io ragiono solo sul buon senso. Non sarebbe molto più logico che la data che congela la situazione di quella determinata norma fosse la data di iscrizione al corso di laurea? Cioè io aderisco con la mia iscrizione ad un sistema normativo, dopodiché me lo cambiano, cambio scuola, che faccio? Cambio università. Allora, dal mio punto di vista, ma evidentemente questo deve essere oggetto di discussione che abbiamo anche cominciato ad aprire sul piano del diritto amministrativo con tecnici di settore, dal mio punto di vista c'è qualcosa che non torna. Cioè il criterio è posto in maniera sbagliata. Ve lo lascio sul tavolo. E poi c'è un altro punto di fondo. Io abito a Napoli. A Napoli non c'è una facoltà, una laurea SNT2. La laurea più vicina è, credo che sia a Roma, perché se scendo verso sud praticamente i trasporti è come se andassi a Milano. Per cui per andarmi a laureare in scienze in SNT2 io dovrei andare a sbattere a Roma. L'equivalenza è giusto che venga riconosciuta allo stesso modo laddove la mia situazione è molto diversa da chi ha la laurea nella sua stessa provincia? Sono consapevole che sono temi su cui possiamo cominciare a ragionare, ma sono temi di tecnica giuridica, per cui non, insomma. Sono riflessioni che vi consegno così come, insomma, senza troppa convinzione, però credo che siano gli spazi veri su cui possiamo provare ad imbastire un ragionamento assieme ai legali che ci seguono. Grazie a tutti.